Ma buon pomeriggio, Andrea. Ma va, da quanto tempo che non ci vediamo? Come stai? Da quanto tempo? Eh beh, Andrea, fra qualche giorno ci aprono le gabbie e possiamo finalmente andare ad aiutare questi privati che stanno istruzionando come matti. Esattamente. Lo sai, Andrea, che io tengo sempre d'occhio gli annunci dei privati, vendite e affitti, e oggi ci facciamo una bella chiacchierata su come io e te possiamo aiutare le persone che devono vendere o affittare un immobile residenziale a Milano più facilmente. Ecco, ho già preparato due esempi di privati e di annunci di privati freschi freschi pubblicati oggi, in modo tale che poi tu puoi fare qualche considerazione in merito. Te la senti? Certo, va bene. Grande, grande, Andrea. Allora, innanzitutto io do il benvenuto a tutte le persone che si stanno collegando. Scusate che... Allora, oggi è una settimana che noi stiamo cercando di abituarci a usare Be Live. Diciamo che abbiamo fatto abbastanza pratica, già a partire dal giorno di Pasquetta. E oggi tu sei la quarta cavia, Andrea. Bene, sono contento. Cerca di essere magnanimo, ok? Allora, Andrea, io come le altre volte, prima di iniziare a fare una chiacchierata con i partner della mia agenzia, io e te lavoriamo assieme da oltre 10 anni, ok? Alcuni nostri colleghi agenti immobiliari di Milano già ti conoscono, ok? Parlo spesso di te. E a questa puntata qua fa seguito a quella di venerdì scorso di Mattia. Cioè, noi adesso siamo nella fase in cui stiamo parlando della comunicazione che sviluppiamo su un immobile che è stato ben verificato. Quindi lunedì di Pasquetta abbiamo parlato con Fabio Vizzi, il nostro architetto, di due diligence immobiliare, ossia le verifiche che devono essere obbligatoriamente effettuate su un immobile, nel nostro caso residenziale a Milano, prima ancora di metterlo in pubblicità. Le nostre pubblicità vengono messe fuori quando la nostra collega Barbara, l'architetto Barbara Rossi, ha valorizzato l'immobile, quindi ha effettuato le attività di home staging e di marketing immobiliare nelle quali lei è specializzata. Ecco, e poi arrivate Mattia e te. Mattia, venerdì scorso, ci ha spiegato il valore di andare a comunicare grazie anche a un video emozionale. Quindi un immobile verificato, valorizzato con lo staging, può essere comunicato soprattutto grazie a un video emozionale e a un servizio fotografico professionale. Purtroppo, come vedremo fra poco, troppi proprietari scattano le foto col cellulare, giusto Sì. Andrea? Anche tu hai fatto caso, no? Io, l'agente immobiliare, tutti i giorni in contatto dei proprietari o vengo contattato dai proprietari che devono vendere per l'appunto un immobile a Milano piuttosto che affittarlo. E non dico il video, non tutti i privati fanno il video, qualche proprietario scatta le foto con l'iPhone piuttosto che con la propria reflex e crede che quelle foto vanno bene. Ecco, quindi oggi parleremo di come la tua attività può fare assolutamente la differenza, ok? Allora, io ti darei la parola in modo tale che tu puoi già spiegarci perché è necessario che un privato che deve vendere o affittare un immobile residenziale a Milano si deve affidare alla fotografia professionale per il proprio immobile. Sei pronto? Certo. Allora, Perfetto, vai, vai pure. innanzitutto ciao a tutti e benvenuti a questa diretta. Oramai Alex vi ha già illustrato un pochettino quello che è il ruolo fondamentale della comunicazione per quanto riguarda le agenzie immobiliari. Mattia la scorsa settimana ha spiegato l'importanza di fare dei video. Invece nella mia fattispecie io mi occupo di fotografia. Come ha accennato Alex, troppi clienti si affidano al fai da te o con lo smartphone, pensando che al costo elevato della fotocamera contenuta all'interno del loro smartphone equivale anche a una qualità eccelsa. Purtroppo non è così, perché la fotografia è un'arte, bisogna sapere cosa fare e come muoversi all'interno delle varie luci e degli spazi interni. Quindi purtroppo ci sono tantissimi casi di persone che fanno fotografie
ma non solamente private, anche agenti immobiliari. Ho visto delle fotografie esposte nei negozi all'esterno delle loro agenzie in cui ero inorridito che potessero mostrare questo tipo di fotografia. Perciò quello che dobbiamo fare è semplicemente valorizzare l'immobile stesso. Lo scopo del fotografo è aiutare l'agente immobiliare affinché il suo biglietto da visita sia mostrare esattamente in che cosa consiste il prodotto. In questo caso stiamo parlando della casa. Questo è l'essenza, cioè dare il valore stesso alla casa che si va a trattare. Ecco, allora Andrea, io mentre tu stavi facendo l'esempio dei colleghi agenti immobiliari che magari le foto se sono fatte, non dico col cellulare, ma magari con la propria compatta, se no addirittura con la propria vero, reflex, vero. Devo ammettere che sono stato anch'io. Allora, io e te lavoriamo già da parecchi anni assieme, credo siano 11 anni, però prima che io e te ci conoscessimo non esistevano ancora i cellulari di oggi, 8 megapixel piuttosto che 16, 30. Lo so che ti viene un po' da ridere se io parlo di megapixel di un cellulare, tu utilizzi della strumentazione ultra professionale, no? Però noi agenti immobiliari siamo molto concentrati a cercare di valutare un immobile correttamente e comunicarlo al meglio. Allora, io ho imparato a comunicarlo al meglio, perché prima compravo quelle macchinette fotografiche da 90 a 100 euro, no? All'epoca non esisteva ancora Amazon, ma mi ricordo che a Media World ho dato un bel po' di soldi per comprare quelle macchinette. Da quando poi io e te ci siamo conosciuti, mi si è aperto il mondo. Di conseguenza ho avuto l'opportunità di toccare con mano l'importanza di una comunicazione, alla quale ho poi aggiunto anche lo strumento della valorizzazione di Barbara e a quello del video emozionale di Mattia, che assolutamente qualifica il potenziale interessato, che sia un immobile in vendita o che sia in affitto, e che fa risparmiare tanto tempo. Quante volte io ti scrivo un WhatsApp o ti mando un vocale, oh Andrea, grazie ancora per le foto, abbiamo già affittato l'immobile, oppure sì, abbiamo già raccolto la proposta. Non di meno, sviluppando noi in Exporé un mini sito professionale per ogni immobile che gestiamo in vendita o in affitto, andiamo a incanalare attraverso quel sito, che è un mini sito multimediale, le tue foto, i video di Mattia, le panometrie arredate, una bella brochure fotografica che otteniamo anche grazie alle tue foto, e tutto ciò ovviamente dopo che Barbara ha valorizzato ogni immobile. Quindi anche le persone che scaricano dai nostri mini siti immobiliari, faccio giusto due esempi, perché fra poco vedremo prima degli esempi di privati, poi esempi di lavori che io e te abbiamo fatto assieme. Faccio due esempi di mini siti: www.bilocalegorlamilano.it, è un appartamento bilocale, l'ultimo servizio che siamo andati a fare io e te poco prima del lockdown. L'immobile su due piani, dove abbiamo fatto un bellissimo servizio sia internamente sia esternamente, che fra poco ci spiegherai. Su quel mini sito lì le persone possono vedere tutto il nostro materiale. Per quanto riguarda invece un altro mini sito, le persone possono provare a visitare www.villacarisio.it ed è un immobile di 450 metri con giardino e piscina che molti di noi vorrebbero abitare in questi giorni, perché siamo bene o male tutti chiusi in casa con un balcone piccolo, ammesso che ce l'abbiamo, senza giardino e quant'altro, ecco, ok? Bene, senti, io direi che possiamo iniziare ad analizzare due annunci di privati, che dici? Sì, vai. Ok? Allora, qualche attimo che prendo la scheda giusta, vediamo un attimo. Allora, condividi. Nel frattempo, tu dove sei adesso? Sei a Milano? Sì, io sono a Milano. Sono bloccato come tutti voi, cari amici miei. insomma, te lo chiedo perché dall'accento spieghiamo alle persone che sei sardo te.
Allora qualche problema che sono sardo? Assolutamente no, è per questo che siamo diventati subito amici, no? Ovviamente perché se io avessi potuto fare una quarantena me ne sarei andato in Sardegna, purtroppo non si può, tu sei stato molto responsabile e ti sei fermato a Milano, ecco. Sì, bene. Allora io inizio a trasmettere la prima scheda, ok? Abbi pietà di questi privati, ok? Allora io, se sei d'accordo con me, abbasso proprio il mio audio, ok? In modo tale che tu puoi commentare e mi puoi dire vai pure avanti con le foto, va bene? D'accordo, va bene, perfetto. Allora, io sto vedendo le fotografie per la prima volta con voi. Allora, questa è una fotografia di un esterno, all'interno penso di un cortile. La fotografia non è neanche brutta, il problema è semplicemente la luce che spara, che è terrificante, è una cosa inguardabile, probabilmente è scattata durante l'ora solare e il risultato è una sovraesposizione orribile. Va bene, andiamo alla prossima. Vediamo un po' che cos'altro. Mamma mia, ok, qui ci sarebbe un bel lavoro da fare dalla nostra amica Barbara, che avrebbe tanto tanto da lavorare. Allora, innanzitutto qui in questo caso, allora, potete vederlo anche da voi, praticamente vediamo il divano che è in disordine, vediamo sul lato in alto a sinistra degli oggetti vari, non sono stati nascosti i cavi, la luce che è sul fondo della parete è talmente bianca, praticamente sparata, per cui la persona che sta guardando una fotografia del genere non guarda neppure l'immobile, sta guardando tutta l'oggettistica, tutta la mobilia che c'è lì. Ok, proviamo a vederne un'altra, vediamo un po' com'è. Ok, è quasi incommentabile questa fotografia. Io vedo sul lavello, non so cos'è, un piatto, un vaso, vedo le stuviglie. Ok, non ci sono commenti da fare ulteriori riguardo a questa fotografia. Vediamone un'altra. Allora, questa non è neanche malaccio come fotografia, ha delle quasi delle buone luci, ma non sta dando, per esempio, la giusta valorizzazione probabilmente al soffitto con le travi in legno, che deve essere anche molto interessante. E poi sempre ste luci che sono sparate, orribili da guardare. Proviamo a vedere un altro esempio. Ok, anche in questo caso abbiamo le luci che sono sparate, il mobile, il divano che non è stato ben sistemato. E un'altra cosa particolare, che di solito io ci lavoro molto quando vado a fare le fotografie, anche direttamente, cioè dei clienti, chiedo un attimino di collaborazione e di aiuto, perché per esempio i cavi che escono fuori dal camino sono veramente molto brutti ed estetici. Cosa succede? Succede che praticamente con delle foto del genere il cliente o il potenziale acquirente dell'immobile non guarda neanche più di tanto all'immobile stesso, ma guarda tutto quello che gli sta attorno. E il risultato è che non c'è attenzione, un'attenzione specifica. Ok, va bene. Questo qui non è malaccio, non è neanche bruttissima, la prospettiva è quella che è pazienza, la luce frontale proprio non dovrebbe neanche esistere, perché io l'occhio immediato è andato subito a vedere quella flashata, e le luci sono anche in questo caso sovraesposte. Ok, guardabile, non si capisce che è un bagno solamente dopo avergli dato un'occhiata un po'
da vicino, ma non è proprio il massimo della fotografia. Bene, lasciamo perdere. Anche in questo caso non è valorizzato l'area, le luci non sono ben posizionate, c'è un contrasto scuro e bianco terrificante e niente. Va bene, dai. Ok, questa è la fotografia un po' di prima, da un'altra angolazione sul soffitto. L'interno è carino, non è malaccio. Proviamo a vedere. Questa foto di Natale, ha messo la fotografia di Natale, poteva anche evitarla di metterla di Natale. Va bene. Quest'altra fotografia, anche questa non è proprio brutta. La prospettiva non gli rende giustizia. E se notate molto molto bene, ha lasciato sul lato in fondo a destra completamente le luci spente. Cosa significa praticamente? Che tu hai tutta una parte luminosa sul lato sinistro, il lato destro è completamente scuro. Non c'è equilibrio di luci e non ti fa vedere la profondità dell'appartamento stesso. Ok, penso che possiamo anche terminare qui questa visione delle fotografie. Ok, sono stato buono. Allora, sei stato buono, ho riflettuto mentre tu lo stavi dicendo da agente immobiliare su quell'alberello di Natale. Allora, io non ci avevo fatto caso stamattina mentre stavo selezionando gli ultimi annunci pubblicati, in questo caso su immobiliare.it. Allora, la prima cosa che mi viene da pensare è se c'è qualche privato che sta cercando, cercherà di vendere o affittare casa privatamente a Milano. Desiderei che cogliesse quello che sto dicendo. La prima cosa che ho pensato è che quell'immobile è da tanto sul mercato, perché siamo al 21 di aprile, è chiaro che se questa persona ha pubblicato questo immobile, si tratta di un immobile in vendita, un po' prima di Natale o comunque la vigilia o qualche giorno dopo Natale, sono già 4 mesi sul mercato con delle fotografie. Tu, che voto daresti a queste foto, Andrea, cercando di essere magnanimo? Un 5, appena un 5, non andrei Appena un oltre. 5, appena un 5. Allora, da agente immobiliare, io quando vado a selezionare degli immobili da acquisire a prezzo, la prima cosa che noto ovviamente sono le fotografie. Quindi immaginate cosa può pensare una persona che invece sta cercando casa da comprare. Fa subito il ragionamento sull'alberello di Natale. Quel proprietario è un bel po' che ha l'immobile fuori, quel proprietario non riesce a vendere l'immobile. Al di là che una persona abiti nel quartiere e sa più o meno che quel prezzo esposto in pubblicità sia un prezzo ragionevole o sia eccessivo. Delle brutte fotografie assolutamente frenano anche solo la persona che sta visualizzando l'annuncio di mandare un messaggio o di telefonare. Quindi sono il primo biglietto da visita, le fotografie Esatto. professionali. Andrea, io ho selezionato, adesso ti faccio la sorpresa, ok? Perché manderò sullo schermo un annuncio che ha solo una foto. Ora. Quindi tu puoi fare delle considerazioni, appena tu finisci di farle, riattacco il mio microfono, perché Ok. vorrei scambiare qualche considerazione con te e se c'è qualcuno che vuole farci qualche domanda in merito alla foto che sto per far vedere, ce la farà, ok? Cercheremo di essere magnanimi, ma quello che Andrea io sto per far vedere mi ha lasciato abbastanza di stucco, ok? Vediamolo. Arrivo, eh? Un attimo di pazienza, ora arriva. Interessante. Ok.
Cioè, praticamente qui abbiamo una semplice fotografia dell'esterno che poi non è neanche malaccio, è una buona foto, buone linee di fuga, sto parlando un po' a livello fotografico, non è per niente male. E il resto dov'è? Cioè, che cos'è che vende questa persona? Cioè, va bene, ok. Vabbè. Andrea, allora, il mio sospetto è che sia una foto presa da Google Street View. Dici? Visto che parlavi di vie di fuga, no? Insomma. Sì. Allora, io da agente immobiliare, se faccio, diciamo, la scrematura degli annunci dei privati, la faccio tutti i giorni, circa 2 ore, andando a selezionare dei proprietari che possono comunque avere particolarmente bisogno del nostro staff. Il nostro staff è composto da 8 persone, quindi noi partiamo dalla verifica dei documenti fino ad arrivare poi alla consulenza da parte del legale a livello condominiale, piuttosto che dell'amministratrice di condominio, per quanto riguarda appunto della documentazione condominiale. Nello specifico mi sto rivolgendo a Nicola Castiglioni, che è consulente legale Codacons, e a Paola Camerini. Quindi, diciamo, il nostro è un lavoro piuttosto articolato che si sviluppa per quanto riguarda la vendita in un piano marketing di 30 punti, per quanto riguarda l'affitto in un piano marketing di 20 punti. Da agente immobiliare che va a selezionare dei proprietari da approcciare, con questo signore lo chiamerei subito, perché gli chiederei come mai non ha messo foto dell'interno. Ci potrebbero essere vari motivi, magari l'interno si presenta veramente molto male, magari ci sono dentro gli inquilini, può anche essere, quindi non tanto per un discorso di privacy, perché una volta che si trova un accordo con gli inquilini, teoricamente dovrebbe andare bene anche gli inquilini, si hanno già dato disdetta a agevolare la messa in commercio, in vendita, piuttosto che in affitto dell'immobile, ecco. Posso È aggiungere un questo? errore grave. È un errore grave questo, ecco. Dimmi pure, dimmi Allora, pure. io vorrei aggiungere una cosa su quello che tu mi hai detto. Cioè, allora, il nostro lavoro è quello di risolvere il problema del privato. Noi siamo qui per aiutarli. Questo discorso che tu mi hai fatto venire in mente degli esempi incredibili, se posso parlare un attimino, degli esempi Certo. allucinanti che abbiamo vissuto anche con te, non solo, ma anche con altre agenzie immobiliari, per cui c'è stata addirittura una casa dove noi ci siamo presentati, siamo andati per fotografare questa casa ed era in condizioni tali che siamo entrati e ci siamo rifiutati di fare le foto. Io Esatto. mi sono rifiutato di fare le fotografie. Ed ero anche molto arrabbiato perché stavo perdendo del tempo. Quella casa era in condizioni che non ci si può neanche immaginare. Cioè, praticamente sembrava che fosse entrato un uragano lì dentro. Esatto. I responsabili dell'appartamento non si sono neppure preoccupati di poterla sistemare. Allora, siamo qui per aiutarvi a vendere la vostra casa. Aiutateci però anche a noi. Questo è il punto, deve essere una sinergia, deve essere un lavoro di gruppo. Questo è molto importante. Ci sono stati anche degli altri casi con altre agenzie immobiliari, mi viene sempre in mente un esempio, permettimi di fare un esempio di una. Devi, siamo qua a ascoltare te, Andrea. Poi, sai, magari se lo racconto solo io, le persone non ci credono. Se lo racconta il fotografo, beh, insomma. Poi la prima casa a cui ho fatto riferimento me la ricordo molto bene, perché noi, faccio questa piccola parentesi, avevamo addirittura portato l'omino per fare le pulizie, avevamo avvisato la proprietà. Noi dell'agenzia portiamo una persona a sistemare l'appartamento, no? In quel caso non potevamo intervenire con la Barbara perché c'erano degli inquilini dentro, no? Era molto abitata, era molto caotica, però in quel caso abbiamo proposto alla proprietà fare noi una sistematina, no? E quindi siamo in 3 che ci siamo incavolati, tu il fotografo, io l'agente immobiliare che aveva preso l'incarico qualche giorno prima e anche la persona che ci dà una mano, una persona tra l'altro molto personale, una ditta di pulizie, per sistemare la casa. Vai pure avanti, grazie Andrea. Ok, no, grazie a te.
Per continuare, per esempio, io sono andato a fare le fotografie per un'altra agenzia immobiliare in zona Naviglia, a Milano. La casa era all'ultimo piano, c'era solamente un ragazzo al momento. La casa era anche molto carina, ben sistemata. C'era un piccolo problemino, ma una cosa stupida, se potete permettermi. Cioè, praticamente aveva lasciato sul lavello, sulla cucina, una montagna enorme di piatti, pentole, bicchieri, tutti lavati, per carità, ma erano tutti accatastati. Voi capite che se io devo cercare di valorizzare la vendita dell'appartamento, gli ho chiesto al ragazzo: per favore, mi puoi cortesemente spostare queste pentole? La sua risposta è stata magnifica, ma che genio, ma che potenza. Quest'uomo gli dice: ah, ma la casa è della signora, venga lei a spostare le pentole. Cioè, l'ho guardato, le ho detto: ok, non entrare in modalità sardo, perché sennò poi tu diventi un ninja e gli tagli la testa. Praticamente poi dopo l'ho convinto a togliere le pentole, però, ed è un esempio dei più, certo, dei più simpatici. Noi ovviamente scherziamo sopra, no? Però queste cose purtroppo accadono. Sì. E il fatto che un professionista come Andrea, si sente dire dalla proprietà sistemi lei. Io ad esempio nell'esempio di prima, dove ci siamo andati io, Andrea, più la persona che fa proprio le pulizie negli appartamenti che noi trattiamo in vendita in affitto a Milano, beh, insomma, lui lo fa di professione, lui stesso si è rifiutato. Quindi, cioè, veramente, a tutte le persone che ci ascoltano in diretta, piuttosto che riguarderanno poi la replica nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ecco, il primo biglietto da visita, prima ancora delle foto, è la pulizia. Cioè, mi raccomando, ecco, a maggior ragione dopo il lockdown, ecco, no? Quindi posso immaginare che le prime volte che te, Andrea, andremo a fare dei servizi, queste case magari avranno bisogno di qualche giorno in più per essere sistemate, perché le persone sono chiuse in casa, che abiti una persona da sola piuttosto che una famiglia composta da 4, 5, 6 persone, non sono mai uscite queste persone, no? Quindi è molto molto importante, visto che si va verso una leggera contrazione del mercato di Milano, specifico di Milano, perché sui giornali, i media, scusate, i giornalisti come sugli altri media, si è già iniziato a fare il terrorismo, crolli del 30%, 35%, io parlo di Milano città. A Milano città, come ho detto nella primissima diretta con Fabio, il nostro architetto, prima che iniziassimo a parlare di due diligence, è molto importante la motivazione, che non vuol dire voler svendere un immobile, ma innanzitutto fare entrare i professionisti in un immobile pulito, decoroso, ma anche per rispetto nei confronti delle persone che andranno poi a valorizzarlo, come ad esempio Barbara, te, Mattia e io, che vado poi a fare la visita virtuale, ecco, no? Seconda cosa, ovviamente, la persona deve essere motivata per quanto riguarda il discorso dei documenti, no? Bravo. L'appartamento deve essere pulito, ben presentato, ma ovviamente questa persona deve essere collaborativa poi con Fabio per quanto riguarda i documenti. Ascolta, Andrea, allora io adesso andrei su due esempi rapidamente di immobili che tu hai fotografato. Un bilocale che stiamo vendendo nel quartiere di Gorla. Ok. Al Ponte Vecchio, ok? Sì. Facciamo come prima, facciamo scorrere delle foto velocemente, così tu magari fai capire a questi privati perché hai fatto certe scelte, ok? Okay, va bene, vediamole. Perfetto. Ok, un attimo di pazienza, ora dovrebbero arrivare le foto. Vediamo un po'. Attendere, prego. Attendere, prego. Ok,
Allora, vediamo la prima foto, è un po' piccola. Vediamo se riusciamo un attimino a ingrandirla, molto meglio. Allora, questa fotografia qui è all'esterno dell'appartamento che abbiamo fotografato in zona Gorla, sì, ed è il Ponte Vecchio. Perché ho fotografato con questa prospettiva? Per dare maggior rilievo al fatto che comunque è a due passi da Navigli, che c'è questo ponte particolare. E che ci sono anche, c'è una bella passeggiata alberata molto interessante. Quindi facciamo vedere anche in quale contesto l'appartamento in questione è. Questo è il suo esterno, non è il massimo della bellezza in quanto per la fotografia, ma la strada era estremamente piccola e stretta, per cui ho dovuto usare un grandangolare da 17 mm. Vediamo il prossimo. Ok, già qui iniziamo a ragionare. Allora, in questo caso qui abbiamo l'interno del cortile dove si accede dalla rampa di scale su verso l'appartamento. Io tendo sempre a usare un 17 mm per un discorso molto semplice. Con questo tipo di ottica io riesco ad avere un equilibrio fra la grandezza autentica dell'appartamento che andiamo a trattare. Esagerati con un fisheye, quindi con un'ottica superiore a 17 mm, oppure con ottiche che vanno dai 24 mm in su, ovviamente le distorsioni sono tante e non so, un piccolo appartamentino con un fisheye andrebbe veramente a dare l'impressione che ci si trovi una casa enorme, una stanza gigantesca, quando in realtà non è così. Dobbiamo essere estremamente realistici, estremamente seri per quanto riguarda il fatto di dare una comunicazione corretta ai clienti. Proviamo a vedere la prossima. Ok, in questo caso è abbastanza pulito. Abbiamo tolto un po' di cose perché la mia prima preoccupazione era per l'appunto quello di dar rilievo all'immobile stesso. Quindi, come vedete, non ci sono molti oggetti in giro, non è che abbiamo potuto togliere tutto al 100%, però comunque sia l'occhio va all'interno della casa e si possono vedere con attenzione molti particolari. E questo è lo scopo principale, cioè quello di valorizzare l'appartamento. Proviamo a vederne un'altra. Ok, anche in questo caso voglio far vedere, rispetto alle fotografie che avete notato in precedenza fatte col telefonino da quel privato, un discreto contrasto fra luci e ombre. Come potete vedere, riuscite a notare non solo la prospettiva, i particolari, il legno sul soffitto, ma vedete addirittura quello che sta dalla parte opposta, quindi fuori dalla finestra, che cosa che invece prima era, le luci erano incredibilmente sparate. Non so se ve lo ricordate. Ok, vediamo un po' qualcos'altro. Ok, va bene, anche in questo caso ho scelto questa prospettiva in modo tale che comunque si veda che sulla sinistra c'è una cucina ed è tutto un open space praticamente. Anche in questo caso gli oggetti che nelle foto precedenti erano nascosti dietro il divano sono stati invece posizionati sul davanti. Quindi anche in qui bisogna essere molto attenti, nel nostro caso, in modo tale da valorizzare l'appartamento. Quindi tutto quello che stava dietro è stato proprio spostato fisicamente e messo dalla parte opposta. Ok. Sempre questa è un'altra parte, vediamo. Ok. Vediamo qui che la parte è su, se non sbaglio, se bisognava salire sulle scale, e c'è appunto questo piccolo divisore con la camera. Non
non c'è nient'altro da aggiungere, a parte il fatto appunto che comunque è stato dato abbastanza rilievo, ecco, alle vie, alle prospettive, cioè in modo tale che il cliente abbia veramente, sappia esattamente che cosa vede e come è sistemato l'appartamento in questione. Ovviamente questo è un appartamento sistemato secondo il gusto del cliente. Ovviamente chi lo acquista poi dopo potrà modificare secondo le sue esigenze. Va bene? Proviamo a vedere un'altra casa. Andrea? Sì. Eccoci, eccoci. Allora, ho voluto fare una piccola pausa prima di andare su quella casa indipendente dove siamo andati io e te, Mattia, a fare il servizio foto, video e visita virtuale, che ci ha fatto anche preparare una bella brochure poi con una sessantina di dentro le foto, perché adesso in questo caso sullo schermo se ne sarebbero potute vedere 20. Io ho preso una scheda su immobiliari.it dove noi abbiamo pubblicato questo annuncio, no? Ma sul nostro mini sito ci sono almeno una quarantina di foto per questo appartamento bilocale nel quartiere di Gorla. Ecco. Ci tengo a precisare questa cosa, Andrea, per raffrontarla al secondo esempio dei privati, dove questo privato ha messo solo una foto, la foto dell'esterno, e commentava il nostro amico e collega Aldo, e poi mette una foto presa da Google Maps. Ecco. Quindi le foto devono essere professionali ed estremamente abbondanti. Se possibile, non dovrebbero essere messe solo sul portale immobiliare. Noi in Expore, nel nostro gruppo di lavoro, ragioniamo in maniera piuttosto dinamica. Noi l'immobile veramente lo vogliamo valorizzare e comunicare al meglio e per noi un immobile con solo 20 foto su un portale immobiliare non ha lo stesso potenziale di un immobile comunicato su un mini sito dove le foto sono illimitate. Le stesse foto possono anche, come accada per i nostri mini siti, essere contenute in una brochure fotografica. Ad esempio, la brochure fotografica di questo immobile contiene per l'appunto tutte le foto che tu hai fatto, tutte in altissima risoluzione, mentre invece noi sappiamo che i portali immobiliari le vanno ad alleggerire per ovvi motivi, no? Ci tenevo a fare questa precisazione, Andrea, perché comunque il tuo lavoro da professionista viene ancora di più esteso a livello di professionalità, ecco, la nostra professionalità viene unita per dare un messaggio comunque di eccellenza. Noi siamo un gruppo di lavoro che punta a fare le cose in maniera sicuramente diversa rispetto alla media delle agenzie, ma cerca soprattutto di far risparmiare tempo a chi deve vendere, a chi deve affittare un immobile residenziale a Milano e a chi sta cercando casa, perché chi cerca casa e vede 40, 50, 60 foto piuttosto che un'unica foto esterna del palazzo piuttosto che 10, 15 o 20 foto in bassa risoluzione, insomma, diciamo che le possibilità di ricevere un'email o una chiamata diminuiscono. Beh, Allora, ma in quel vediamo caso, rapidamente le foto che dimmi, Andrea. no, ma in quel caso è proprio una Dimmi, dimmi. follia mettere una fotografia dell'esterno, cioè che cosa voleva comunicare? Non riesco, è incomprensibile un tipo di comunicazione del genere. Magari c'era un inquilino dentro, magari sta facendo dei lavori, ecco, però io ad esempio inviterei a fare sicuramente qualche foto professionale dell'esterno, ma professionale, chiamare un fotografo professionista, come abbiamo fatto, ti ricordi Andrea, in una casa che io e te stiamo trattando vicino a Rogoredo, ok? E quella Ok. casa lì è in corso di situazione, purtroppo a causa del lockdown hanno dovuto interrompere i lavori, ma noi abbiamo ripreso, essendo noi nel piccolo sobborgo di Chiaravalle. Tu hai fatto delle bellissime foto, Mattia ha fatto un bellissimo video dove riprendete il ruscello che passa lì, i campi, le foto dell'abbazia, l'esterno del palazzo, le foto dentro l'immobile. Noi non potevamo farle, quindi un privato non. Cioè, non si dovrebbe, secondo me, limitare a prendere una foto da Google Street View con lo screenshot, andare a metterla piuttosto che fare qualche foto con il cellulare da fuori. Può chiamare lo stesso un team di professionisti e si riprende l'esterno, magari poi si può allegare anche una parametria ridata. Allora,
No, andiamo avanti velocemente con l'ultimo esempio, così poi chiudiamo la puntata. Sì, va bene. Allora. Allora, sì, mi ricordo bene questa, le fotografie di questa casa. È una grossa villa che si trova, ora non mi ricordo, poi può darsi che mi corregga. Va bene, comunque sta fuori, molto fuori Milano, molto bella, molto grande. Questo è l'ingresso. In questo caso ho cercato di mettermi in una posizione tale per cui riuscissi a dare l'ampiezza, la grandezza stessa effettiva della casa. Anche in questo caso qui possiamo vedere la sua estensione veramente molto grande. Ok, va bene, andiamo avanti. Vediamone un'altra. Ok, questa è la cucina con più prospettive e abbiamo cercato anche in quel caso di valorizzare l'area, la grandezza del posto stesso, togliendo anche un po' di oggetti, e ovviamente tutto quello che non era necessario è stato eliminato, è stato tolto. Ecco, anche qui stessa cosa. Per esempio, posso dire una cosa molto semplice, molto particolare. Intanto vedete che è stato tolto, voi forse non ci fate caso, ma sopra il camino c'è una fotografia. In quella fotografia c'è una banda nera che oscura il volto di una delle persone che lì ci abitano. Questa è una cosa molto importante che a me piace sempre sottolineare, cioè il fatto che nel nostro gruppo noi puntiamo tantissimo all'importanza della privacy. Io come fotografo faccio di tutto per eliminare ogni cosa che abbia a che fare o che dia dei rimandi alle persone che lì ci abitano. Quindi in questo caso io ho deciso di eliminare proprio il volto della persona. In questo caso mostriamo l'ingresso con il salotto che dà alla cucina, che lì poi c'è anche un bagno. Si trova, se non sbaglio, dalla parte opposta. Questa è un'altra camera che può essere un cucinotto che è adibito ad altro. Anche in questo caso abbiamo un bagno. In questo caso il bagno è stato tolto di tutti gli oggetti, compresa anche la carta igienica, perché comunque il cliente deve vedere esattamente com'è la casa e avere un'idea molto precisa di come è collocata e di quello che lui vuole farne. Proviamo ad andare avanti. Ok, questo sì, si trovava dalla parte opposta. Qui abbiamo un altro salotto con una cucina. Era una bella casa, molto molto grande, veramente bello, è stato un bel piacere fotografarla. Anche qui con una piccola camera con un poco mobilio. Ecco, tante camere, c'erano veramente tante tante camere, c'era una enorme scelta, bellissima camera da letto. Questo rosso Tiziano straordinario, anche quest'altra camera molto interessante, molto bella da vedere. Questo era sì, sul solaio. Anche in questo caso ho dovuto fare un bel lavoro per quanto riguardava le luci e siamo di nuovo ritornati giù. Ok. Ok, con il garage. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. La piccola cantina che ho visto del video che ha fatto Mattia nella cantina e nelle altre aree è stato un lavoro straordinario quello che ha fatto, bellissimo, veramente, veramente bello. E questo era un'altra area. Di
esterno che si trova fuori. Veramente un bel lavoro quello che abbiamo realizzato là, molto bello. Non ti sento. Ok, ora mi sì. Senti? Ora sì. Scusatemi, è andata bene fino adesso con questo BeLive. Vedremo se alla fine di tutte le puntate delle dirette con il nostro staff daremo ancora fiducia a BeLive. È un po' come gli agenti immobiliari che se si limitano a fare le foto col cellulare non portano clienti qualificati, è giusto che il proprietario poi non gli rinnova l'incarico. Giusto Andrea? Esatto. Quindi questa chiacchierata che io e te ci siamo fatti oggi è per spiegare bene in cosa consiste il tuo lavoro, che è complementare al mio. Io, Alex Fighino, ho 16 anni di esperienza come agente immobiliare specializzato nel mercato residenziale di Milano. Per quanto mi compete, io devo stare molto attento a valutare correttamente l'immobile. Io non sono l'agente immobiliare che va a prendere un immobile caro, perché se io prendo un immobile caro, può venire Fabio a fare la verifica sui documenti, Barbara a valorizzare l'immobile, Mattia a fare i video, tu a fare le foto, io a fare la visita virtuale. La casa noi non la vendiamo, non la vendiamo la casa. Avere un immobile caro, promosso fuori, con una bella pubblicità, non serve a nulla, è un controsenso. È un po' come mettere la foto, quell'unica foto dell'esterno che stavamo commentando prima. Sì. Allora, come fanno le persone che hanno partecipato a questa diretta o che vedranno le repliche a contattarti? Ci lasci il tuo sito, ci lasci la tua pagina Facebook, a quello che desideri? Allora, potete vedere i miei lavori sul sito, il mio sito che è www.fotografoimmobilimilano.it. Lì avrete tutti i contatti, la mia email è info@andreasatta.com. E contattatemi per ogni informazione per quanto riguarda il mio lavoro di fotografo. Perfetto. Per tutte le persone che devono vendere piuttosto che affittare un immobile, noi diamo la possibilità di prenotare una videoconsulenza, una prima videoconsulenza gratuita, sia in questa fase antecedente all'imminente termine del lockdown, sia successivamente. Il settore immobiliare italiano sicuramente avrà sempre di più degli strumenti informatici che permetteranno di abbattere le distanze, e noi ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, ne abbiamo parlato anche oggi, ad esempio della visita virtuale. Quindi qualcuno che magari si fa una chiacchierata con Andrea si sentirà dire da Andrea che se questa persona vuole però mettere l'immobile fotografato in maniera professionale ma a prezzo, potrà senza impegno fissare un video appuntamento con me ed Andrea, ci facciamo due chiacchiere, ok? Esatto. Due chiacchiere come ci stiamo facendo adesso, ok? E non gli tireremo troppo le orecchie se avrà fatto delle foto brutte, giusto Andrea? Esattamente, siamo qui per risolvere i suoi problemi, non per tirargli le orecchie. Assolutamente. Bene, Andrea, senti, io ti ringrazio come sempre, sei estremamente professionale e simpatico. Alla fine, Andrea, ce l'abbiamo fatta. Stamattina abbiamo fatto un po' di test, non riuscivamo sempre, avevamo un po' di problemini, ma ovviamente noi siamo persone determinate, anche con questo BeLive ce l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a portare a termine la diretta senza particolari disagi tecnici. Assolutamente, è vero. Andrea, un abbraccio, ci vediamo prestissimo e ti ringrazio. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao.